La favola di nonno Giovanni. Ehi nonnino, mi racconti una favola delle tue, dai? Però non come l'ultima volta che ho fatto brutti sogni. Vabbè, bellino Enrichetto, io alla tua età c'avevo un fucile in mano e sparavo ai buoni. Come? In che senso, nonno? Vuoi dire cattivi? Dipende un po' da che parte stavi dalla storia. Ma oggi sono i cattivi, ma meglio non approfondire. Comunque, siediti che c'ho poco tempo. Sparavi, alle 4 devo andare al bar che c'ho il torneo di scopa con i camerati. Gli amici. Sì, grazie nonno, grazie. Allora, un po' di tempo fa, quando le persone non volavano come adesso, ma si volava molto meno, erano altri tempi insomma, c'era un bambino di nome Jack. A questo Jack c'aveva un sogno: diventare un pilota di quei bolidi che vedeva volare sulla sua testa dal campo di Gran Turco dove lavorava il suo papà. Infatti Jack era figlio di un agricoltore del Wyoming in America. Wyoming. Oh, che bello nonno! Il piccolo Jack vedeva gli aerei e voleva essere un pilota. Sì Enrichetto, che cazzo ti ho appena detto? Non è che devi fare il pappagallo, Scusa nonnino, scusa. Dai. Jack è lì. Allora, il piccolo Jack divenne un giovane ragazzo e poi un giovane uomo. E alla fine coronò il suo sogno di entrare in una scuola di volo. Eccoci cadetti, oggi è il grande giorno. Ognuno di voi sarà assegnato ad una compagnia e avrà una grande missione. Sì, signore! Siete anche scoordinati. Tu, cadetto Jack. Sì, signore. Tu avrai la responsabilità di trasportare tutti i paracadutisti oltre le linee del nemico e poi tornare indietro senza farti scoprire. Sì, signore! Ma nonno, c'era la guerra? Sì, Enrichetto. Erano gli anni 40, tempi duri e difficili. Allora Jack era un eroe. Sì, poi vediamo. Jack partì per la missione, un grande aereo con due grandi eliche e tanti ragazzi come lui a bordo, pronti a gettarsi per andare a combattere. Ma mentre stava sorvolando il campo di battaglia fra lampi e boati, vide una grande luce davanti a sé. E un grande uomo barbuto comparve al suo fianco nella cabina di pilotaggio. Ma nonno, chi era? Un alieno? Alieno. Tutti sull'aereo iniziarono a mormoreggiare stupiti e anche un po' spaventati. E a quel punto i loro vestiti sparirono. E poi sparirono le armi e infine anche l'aereo. E iniziarono a volare con le loro stesse braccia, un po' come degli uccelli. Wow, che bello, una magia! Sono diventati dei supereroi! Che hanno fatto? Sono andati in picchiata a sconfiggere i nemici! No, Enrichetto. Allora quello seduto con la barba era Zeus che gli dava i poteri degli Avengers? No, Enrichetto, no. No, non capisco. Se non erano Avengers e non era Zeus, perché volavano? Perché nemmeno ho il tempo di decollare che Jack e tutti i paracadutisti sono stati abbattuti e fatti a tranci dai mortai. Il sogno di Jack è durato meno di pochi minuti. L'uomo barbuto è stata un'allucinazione dovuta all'esplosione. Si sa che il cervello umano muore dopo un paio di minuti dal decesso, no? Cioè rimane un po' in vita, vigile. No, è una storia non molto bella, finisce malissimo. Sì. Ma no, Enrichetto, c'ha un grande insegnamento dentro. E quale? Che il cervello umano muore dopo il corpo, una roba scientifica. A me non è piaciuta questa storia, nonno. Me ne sbatto il cazzo sugli scogli di Bergeggi, Enrichetto, sinceramente. Dai, dammi un po' quella spilla del circolo. Che cos'è? Ma niente, roba di agricoltura, un fascio di grano. Ma no, niente, tranquillo. No. Ah, ok. Dammi anche all'aquila, vai. No. Ti sei dimenticato la fascia nera? Sì, perché facciamo un minuto di silenzio. No. È morto un calciatore dei miei tifosi. Fatti i cazzi tuoi un po', perché... No. Lo Zodi 105 ha presentato La favola di nonno Giovanni.